Rinsaldare il legame di un territorio ricco di storia e di cultura con le caratteristiche di due prodotti simbolo della vocazione enogastronomica pugliese è l'ambizione del progetto Puglia Sveva promosso dal Consorzio di tutela dei vini DOC Castel del Monte e dal Consorzio per la valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva DOP Terra di Bari, presentato ad Andria nella masseria Terre di Traiano. L'obiettivo, dicono i promotori dell'iniziativa, è quello di sostenere le eccellenze agricole locali incrementando la diffusione e la conoscenza delle peculiarità uniche dell'olio e del vino prodotti nel cuore della Puglia. Sicuramente due culture che devono andare insieme a braccetto, quindi questo progetto è sicuramente un progetto importante di valorizzazione, di integrazione tra prodotti quasi complementari, insomma, che arricchiscono insieme la tavola e possono portare la Puglia e in particolare il cuore, quello che noi chiamiamo il cuore della Puglia, in giro per il mondo. Puglia Sveva intende caratterizzare questo territorio, dare un'identità a questo territorio che peraltro è già riconosciuto da tutti. Tutti riconoscono nel periodo Sveva un periodo unificante di tante esperienze in questa zona. Quindi abbiamo dato il nome Puglia Sveva a questo progetto e in questo modo lo diamo al territorio intero. La difesa delle produzioni agricole locali, rilanciano gli ideatori del progetto, è il primo e necessario passo per la loro valorizzazione anche fuori dalla Puglia. Il progetto è molto interessante perché con questo si riesce a far comprendere al di fuori dei nostri confini la nostra realtà, di cui Castel del Monte rappresenta il monumento rappresentativo, ma sicuramente si riesce a far comprendere anche le potenzialità enormi che i nostri prodotti hanno, sia per qualità, sia per caratteristiche uniche, ma soprattutto anche come potenzialità di consumi che possono essere enormi in tutto il mondo. Siamo riusciti a metterci insieme e questo è un dato importante, finalmente cerchiamo di fare sistema e quindi riusciamo a comunicare bene, a proporci bene, a sfruttare una serie di opportunità che ci saranno anche con i nuovi finanziamenti, con il nuovo PSR, dipende solo ed esclusivamente da noi. Se siamo in grado di fare questo, possiamo crescere e possiamo continuare a dare soddisfazione ai nostri produttori.